Buonasera e ben ritrovati cari amici di Prima Serie A, eccoci qui ritrovati per commentare un'altra settimana bella intensa per tutta la Serie A, ma non solo, soprattutto in casa Napoli. Infatti infrasettimanale c'è stata la Supercoppa che, ahimè, ha visto trionfare la Juventus. Una gara molto particolare per il Napoli, con il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne, un approccio magari anche abbastanza sottotono degli azzurri. Ovviamente di questo e molto altro ne parleremo questa sera, ma prima di tutto sigla. Ma anche la Serie A, che ovviamente già sta per riprendere, anzi sta riprendendo proprio in questi minuti con il primo anticipo. Di questo e molto altro ne parleremo questa sera con il nostro parterre in primis, Giovanni Gaudiano. Buonasera. Buonasera Alessia, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Parleremo di tutto, sì, di tutto quello che è successo e di tutto quello che potrebbe succedere. Prima di tutto, Giovanni, auguri! Grazie. Perché è stato il tuo compleanno. Sì, ieri ho compiuto gli anni, auguri. Mio malgrado. Sì, purtroppo non c'è stato il regalo da parte del Napoli. Però. No, a parte il regalo da parte del Napoli, perché l'età si fa sentire. Ma dai, che sei sempre un super giovincello! E invece un po' più maturo al suo interno, un po' più anziano al suo interno. Scherziamo ovviamente, Francesco Ricciardi. Buonasera ai nostri telespettatori, buonasera Giovanni e tanti auguri, buonasera. Grazie. Alessia, e sì, dai, sto maturando, sto cercando di maturare col tempo. È vero, giovane ma già molto maturo, ma soprattutto un grandissimo appassionato di calcio, redattore di Sport 91 e soprattutto esperto anche di calciomercato. Poi ne parleremo dopo un po' con tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Iniziamo ovviamente, caro Giovanni, da ciò che è successo a Reggio Emilia. Un approccio che, diciamoci la verità, non è stato proprio dei migliori, quello del Napoli. Una partita anche abbastanza noiosa, hanno detto, share massimo per sì, allora, la gara, però secondo me dopo un po' in molti avranno girato. Allora, se questa trasmissione noi l'avessimo fatta lunedì rispetto a quello che avevo detto venerdì scorso, qualcuno mi avrebbe fatto delle pernacchie, perché io ho parlato di Insigne in un certo modo, ecco, in quella partita lui ha giocato decisamente bene, ha giocato da par suo, e quindi lunedì sera qualcuno mi avrebbe detto ci hai visto male. Quello che è successo invece a Reggio Emilia potrebbe oggi farmi dire che ho ragione, e l'equilibrio invece che dovrebbe ispirare un po' tutti quanti noi deve farci dire che la verità sta nel mezzo. E soprattutto nel caso di Lorenzo Insigne, quello che io cerco di dire da tempo è che lui non è un leader, lui non era il giocatore a cui affidare la fascia di capitano, perché per poter portare questo peso, per poter essere l'ispiratore di una squadra come quella del Napoli, che deve cercare di lottare per il vertice, bisogna avere delle altre qualità che lui non ha. Lui ha un altro tipo di qualità, che non sono queste, e che per colpa invece di questa forzatura, lui, secondo il mio punto di vista, commette degli errori. Perché lui a un certo punto si sente forse troppo responsabile, vive certe situazioni in prima persona, mentre invece il capitano di una squadra non dovrebbe personalizzare certe aspettative, certi carichi, ma dovrebbe saperli condividere con il gruppo. Io a questo proposito vorrei tornare molto indietro e parlare di quello che è successo nell'82 ai mondiali.
la nazionale italiana ai mondiali di quell'anno fu vilipesa. Nelle conferenze stampa uscirono cose bruttissime, come quella dell'altro ieri, cioè di ieri, che si parlava di Insigne, tre rigori sbagliati con la Juventus, non è un indizio, è una prova. Queste sono cose che fanno male allo sport, fanno male al calcio, fanno male alla vita di tutti i giorni. Questo modo, diciamo, di insinuare, di mettere il verme di cose che poi non sono tangibili, è negativo. Nell'82, a un certo punto, la nazionale seppe compattarsi. E che cosa facevano? Chi andava a parlare al di là dell'allenatore? Solo Dino Zoff, un uomo che aveva una capacità estrema di dire quattro parole in cui diceva poco, e faceva capire nettamente, impediva ai giornalisti di superare un limite per la sua età, per la sua professionalità, per il suo essere al di sopra di tutto. Lorenzo Insigne non ha queste caratteristiche, non gli si può chiedere, è un errore avergli dato questa fascia, avergli dato questo compito. E per la partita di giovedì, persa con una squadra che non andrà molto lontano, la Juventus non è una grande squadra, il Napoli giocando molto male, giocando poco, facendo peraltro la partita giusta che doveva fare, la partita di attesa, il Napoli poteva vincere, perché abbiamo avuto delle occasioni veramente, loro hanno avuto un'occasione, noi ne abbiamo avute, ne ho contate tre, importanti. Quindi il discorso è questo qua, bisognerebbe cambiare rotta, bisognerebbe sollevarlo da questo peso, perché lui probabilmente, sollevato da questo peso, potrebbe tornare a essere un giocatore più brillante di quello che è oggi. E lo dimostra il fatto che alterna le sue prestazioni. Poi, in linea generale, per parlare della squadra, questa squadra è una squadra che non ha il valore dell'intensità. Non sa giocare due partite allo stesso modo. È una squadra che alterna una prestazione ottima a una scadente. Quella di ieri è stata scadente, perché dell'altro ieri è stata scadente perché la Juventus non è in questo momento una grande squadra. Lo testimonia il fatto che Ronaldo ha avuto una palla, quella che ha tirato in porta, ha fatto gol, e lo testimonia quello che hanno fatto a fine gara, partire dall'allenatore, da Pirlo, che sembrava avessero vinto la Coppa dei Campioni. È verissimo, dei festeggiamenti ai quali non eravamo neanche più abituati da parte della Juventus, visto che sono stati ben più animati anche di quelli degli scorsi scudetti. Sì, sì. A parte ciò, Francesco, io credo che la Juve abbia fatto un po' la partita che aveva nella mente Gattuso per il Napoli, nel senso attendere e poi infilare il colpo al momento giusto. Fatto sta che il Napoli ha trovato davanti un portiere eccezionale, anche una buona dose di sfortuna, e c'è stato poi l'episodio del rigore di Insigne. Cosa pensi in primis di Insigne della partita dell'altro? Allora, innanzitutto devo dire, è stata secondo me la partita che un po' tutti si aspettavano. Sono due squadre malate, mettiamola così, sono due squadre che hanno grossi problemi. In particolare mi correggo al discorso fatto prima da Giovanni, cioè quello della mentalità anche del Napoli, che non riesce a dare continuità ai propri risultati. Il Napoli è capace di perdere in casa con lo Spezia o di pareggiare col Torino, nonostante comunque lo Spezia sia una buona squadra che sta giocando un buon calcio, con delle idee molto precise, almeno un'identità precisa. E poi fa prestazioni eccezionali come quelle con la Fiorentina, dove riesce a capitalizzare tutto. Non crea 20 palle gol, ma ne crea 6 e ne mette 6 nella porta. Ecco, questo secondo me non gioca a favore di tanti fattori. Perché? Perché ieri sera, cioè l'altro ieri sera, abbiamo visto una partita dove la Juventus non ha giocato un buon calcio. La Juventus faceva fatica ad arrivare sulla tre quarti, e quando ci arrivava non aveva idee per finalizzare, tanto è vero che Cristiano Ronaldo è stato praticamente nullo, a parte l'occasione sull'errore di Bakayoko e del calcio d'angolo, non ha creato praticamente nulla. Il Napoli, diciamo, l'atteggiamento del Napoli secondo me è stato giusto, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Poi il secondo tempo non mi è piaciuto moltissimo, nel senso che la Juventus ha un po' intensificato, ha un po' dato più ritmo alla partita. Il Napoli ha avuto quasi paura di attaccare, e secondo me con questa Juventus, almeno questa Juventus qui di Pirlo, osare
ci voleva, perché una Juventus che quando va attaccata va in difficoltà, quindi io avrei usato anche qualcosina in più. Per quanto riguarda Insigne invece, ma sinceramente io penso che giudicare adesso un calciatore per un rigore sbagliato, certo, con la Juventus è vero, ne ha sbagliati 3 su 3, quindi il 100%, ma credo che siano casi questi. Più che altro io mi soffermerei sul fatto che al Napoli manca un leader vero e proprio in campo e non solo. E come dicevo anche qualche giorno fa, il Napoli secondo me sul mercato avrebbe bisogno di un leader e avrebbe potuto prendere per esempio un Mario Mandzukic, che avrebbe secondo me alzato qualitativamente la mentalità degli azzurri. Invece affidarsi ad Insigne, che comunque è un giocatore che anche discontinuo nelle giocate, molto spesso è discontinuo, ed è un giocatore emotivo perché lo si è visto, e affidare tutto a lui quando secondo me appunto ci sarebbero anche le opportunità di mercato per la società partenopea, per gli azzurri, è sbagliato. Poi ripeto, sulla prestazione del Napoli, non lo so, non riesco a dare un giudizio in toto, nel senso che secondo me è una squadra che non ha dato tutta se stessa. È una squadra che ha tenuto un po' il freno a mano. Ha tenuto il freno a mano e credo che, a parte Lozano, che comunque ha dato come sempre dimostrazione di essere un giocatore che può diventare veramente importante, ci siano in questo momento anche delle assenze. Mi riferisco soprattutto alla prima punta, perché Petagna, per quanto possa essere un buon giocatore, secondo me non è da fare il titolare del Napoli, almeno non ha la classe e la brillantezza per fare il titolare del Napoli. E Almeno purtroppo in per il questo gioco del momento Napoli, poi è no, fortemente penalizzato per i no, discorsi che poi facciamo sì, spesso anche di perché Mertens lo terzini si è e tutto. visto quando è arrivato. Comunque quando è entrato Mertens è entrato con un piglio diverso, nonostante fisicamente Mertens non stia bene, Certo. comunque è entrato con un piglio diverso, e secondo me il Napoli deve fare di tutto per recuperare Dris quanto prima, almeno non dico al 100%, ma al 70-80% per poterlo schierare dall'inizio. Perché ripeto, Petagna alla fine ha fatto un paio di stagioni buone in carriera, e di cui una alla SPAL, e il Napoli è un'altra cosa rispetto alla SPAL. Questo è il problema. Certo è, chiaramente non è Petagna, non è solo Petagna il problema nel Napoli. Però ecco, ripeto, secondo me il Napoli deve capire che per fare il salto di qualità vanno inseriti determinati uomini in determinati reparti. E l'altro ieri sera, secondo me, si è vista una squadra che manca di quella mentalità vincente che vuole sbranare le partite, che vuole azzannare un avversario ferito come la Juventus, perché la Juventus veniva da una partita imbarazzante a San Sì. Siro È con l'Inter, dove non ha fatto un'azione, se non con Chiesa al 92esimo. verissimo. Volevo passare un attimo anche la patata bollente a Giovanni per parlare un secondo di Gattuso, perché c'è un momento che è nei miei occhi dalla gara di Supercoppa. Inizio secondo tempo, la Juve fa entrare Bernardeschi, vuoi per casualità, per acciacco di Chiesa e così via, cambia la partita, spina nel fianco. Gattuso richiama dopo un po', più o meno a metà subito dopo il gol, anzi della Juve, richiama Bakayoko, lento, tutto quello che conosciamo, ma che comunque fa sportellate a centrocampo e da lì cambi assolutamente insensati, poiché non esiste più il centrocampo perché richiama anche Demme, persino si gioca con 5 punte, non esistono più equilibri, squadra confusa e salta ogni tipo di cosa. La tua analisi è perfetta e fa pandan con quello che diceva Francesco. Il Napoli aveva, la partita è stata tattica il primo tempo, decisamente, e il Napoli, anche qualche altra volta l'abbiamo visto di recente, ha capito che una pressione troppo alta lui non la può fare, non ha i giocatori adatti per fare questa pressione, ha aspettato una Juventus un po' più basso e fin qua va bene. Ma nel secondo tempo, come dicevi tu, lui ha dimostrato tutti i suoi limiti tattici e analitici durante la partita. Io mi domando anche se il suo secondo sia una persona all'altezza, perché poi non mi sembra che Riccio abbia un curriculum tale da essere una spalla importante, però non lo conosco bene e non voglio diciamo, spingermi. Ma per tornare a quello che dicevi tu, ci sono state una serie di cose strane. Lui a un certo punto, quando ha fatto quei cambi, voleva cambiare Insigne perché ha fatto alzare il cartello, Sì. no? Poi dopo si è reso conto perché Insigne dal campo ha fatto un gesto e lui ha cambiato il cambio. Questo, è sintomatico
di un problema serio, perché poi si parla stamattina, siti, giornali, parlano di rinnovo di contratto. Io credo che De Laurentiis farebbe bene a pensarci seriamente. Ha fatto già, dal mio punto di vista, un gravissimo errore a mandare via Ancelotti. Io non so se è il caso di confermare uno come Gattuso, perché guardi, guarda Alessia, Gattuso a un certo punto ha detto che lui fa giocare Ospina perché sa giocare coi piedi. L'avete visto quando è uscito a metà campo, che ha preso la palla e poi ha appoggiato la palla a 10 metri, l'ha mandata male, in fallo laterale. Cioè, ma fammi capire una cosa, di cosa stiamo parlando? Cioè, io veramente temo che lui sia un corpo estraneo. Ha parlato prima della partita di vedere l'odore del sangue, di sentire l'odore del sangue. Questa squadra è una squadra tecnica, l'ha dimostrato negli anni di Sarri. È una squadra che gioca di fino, è una squadra che non ha nelle sue caratteristiche principali. E l'abbiamo perso anche Jorginho, che era un giocatore tecnico e cattivo a centrocampo. Non abbiamo più quel tipo di giocatore. Quindi lui vuole, immagina di avere una squadra diversa da quella che ha. Cioè, questo è veramente pericoloso, perché noi abbiamo molti punti e ne abbiamo persi alcuni che gridano vendetta, ma proprio perché il Napoli quest'anno sta perdendo una grossissima occasione, quella di imporsi in campionato, perché il Napoli poteva tranquillamente essere vicino al Milan e all'Inter in questo momento. Invece si trova dietro e sappiamo, e io temo per le prossime settimane, che gli impegni di Coppa Italia e gli impegni dell'Europa League porteranno a dei problemi, perché la squadra 3 partite in una settimana non le regge. Ci sono giocatori, penso a Mario Rui, penso a Di Lorenzo, i nostri esterni di difesa, poi Di Lorenzo fuori posizione totalmente, non recupera, gioca sull'ala, stenta a recuperare in difesa. Lo stesso Mario Rui, addirittura un paio di volte Insigne ieri correva per tentare di andare in difesa per recuperare. Cioè, è una squadra che veramente, se la vai a guardare attentamente, ha delle problematiche serie. Speriamo che lui si renda conto di questa cosa. Non parliamo della sostituzione che ha fatto entrare quel povero ragazzo di Elmas, che non sapeva dove doveva giocare. Non lo sapeva, perché non ha capito qual era il suo ruolo. No, poi c'era un agglomerato di giocatori tutti nella stessa proprio posizione di campo. Però vedi, c'è qualcosa che non mi quadra, perché oggi, ieri soprattutto, il giorno dopo la partita, ma anche oggi, non si parla di questa cosa di Gattuso. Sì. C'è qualche veto. C'è qualcuno che ha deciso che deve restare a Napoli a qualunque costo. Cioè, ma veramente scherziamo? Il Napoli merita un allenatore di livello. Se lui non è in condizione di farlo, De Laurentiis deve cambiarlo. Assolutamente. Bene, di tutti questi interrogativi li giriamo al nostro primo ospite. È un onore avere con noi questa sera il collega Giovanni Gambardella. Ciao Giovanni, buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito, seppure a distanza. Ciao Alessia, grazie a te per l'invito e buonasera a tutti. Ecco Giovanni, mi dispiace che tocca a te commentare queste giornate non troppo liete in casa Napoli. Infatti è arrivata questa sconfitta anche molto particolare in Supercoppa. Che gara è stata secondo te? Ma è stata una gara nella quale le due formazioni si sono molto rispettate. Hanno avuto secondo me paura entrambe di perdere la partita. Poi alla lunga è venuta fuori la Juventus, che addirittura nel secondo tempo per buona parte dello stesso ha impedito al Napoli di uscire dalla propria metà campo. Il Napoli purtroppo paga ancora una volta la mancanza di coraggio, quella voglia di osare un poco in più che avrebbe messo secondo me in maggiore difficoltà la Juventus, e lo dico perché nel primo tempo per circa 10 minuti la squadra ha pressato alto i bianconeri, ha costruito del gioco e per poco con Lozano non andava vicino a gol di vantaggio. Quindi mi spiace, peccato, perché questa sicuramente non è la Juventus più forte degli ultimi anni, è una squadra umana in questo senso, e si poteva vincere e portare a casa un trofeo molto importante.
È verissimo, Gattuso che ha avuto a che fare anche con un po' di problemi di formazione, perché sappiamo sempre Otto ovviamente, Osimhen, Lungo De Gendt e così via, Mertens non al meglio della forma, idem anche Petagna, quindi formazione un po' obbligata. E poi abbiamo visto un vero e proprio stravolgimento nel secondo tempo, quando una volta chi ha subito il gol praticamente ha ricreato un Napoli a trazione anteriore, sconvolgendo in particolar modo del centrocampo. Sì, assolutamente. Tra l'altro il centrocampo risulta essere, come al solito, il reparto nevralgico di una formazione. Mi è piaciuto molto Demme, devo dire la verità, ha giocato con grande personalità, forse il migliore in campo insieme a Koulibaly, per il Napoli chiaramente, insieme a Koulibaly ed Ospina. Molto molto meno Bakayoko, lento, distratto, probabilmente sta pagando anche lui un po' le fatiche di questo giocare sempre ogni 3 giorni ed è uno di quelli che Gattuso manda sempre in campo. Per il resto sì, nel secondo tempo chiaramente dopo lo svantaggio Gattuso ha provato a rimediare un secondo, però certo non è mandando tutti in avanti che si recupera una partita, serviva secondo me un'organizzazione un po' differente. Peccato perché poi l'occasione di pareggiare l'abbiamo avuta, per pareggiare l'abbiamo avuta, Mertens sì, non molto in forma, chiaramente veniva da un periodo di infortunio, però si è procurato quel rigore, tra l'altro lampante, non so come l'abbia fatto l'arbitro a non rendersene immediatamente conto e dover fare ricorso Concordo al VAR, assolutamente però su insomma, questo aspetto. peccato, poi Insigne l'ha sbagliato, però chiaramente i rigori si tirano, si sbagliano, si segnano, non è certo colpa di Lorenzo se il Napoli ieri ha perso, che il Napoli non ha lottato, il Napoli non ha mostrato coraggio, dove secondo me doveva esserci e poteva esserci. Ecco, proprio su Lorenzo Insigne sono state particolarissime le immagini che lo hanno subito evidenziato con gli occhi lucidi, lacrime, proprio nel post-gara. Immagini che comunque fanno male perché poi ovviamente da capitano, da napoletano, ha sentito ancora di più il peso di quell'errore. Sì, purtroppo nei confronti di Insigne ci sono spesso critiche secondo me ingiuste. È un ragazzo che dà tantissimo in campo, dicevamo qualche sera fa, a volte si divora dei gol davanti la porta perché a mio avviso arriva stanco davanti la porta in quanto gioca su tutta la fascia, rientra tantissimo, dà una mano alla squadra. È il giocatore. Il punto nevralgico, no? Al quale arrivano tantissimi palloni e li deve smistare. Possiamo dire che il Napoli giochi quasi con una regia esterna, perché il Napoli di Gattuso, ma così come era anche un po' il Napoli di Ancelotti, punta molto su Insigne per costruire il gioco. Quindi, secondo me, tutte queste critiche nei confronti del capitano sono ingiuste. Ripeto, il rigore lo si tira, lo si sbaglia, lo si può segnare. Come diciamo sempre, è una lotteria. Però ci vuole anche la personalità di andare sul dischetto e provarci. Insigne l'ha avuta, purtroppo è andata male. Dobbiamo andare avanti, soprattutto perché ora c'è il campionato. Abbiamo 3 competizioni nelle quali stiamo giocando: campionato, Coppa Italia e Europa League. Quindi c'è tutto il tempo e il modo per fare bene e dimenticare un po' questa sconfitta che comunque brucia, però. Ecco, secondo te il Napoli cosa ha da imparare proprio da questa sconfitta? Si diceva un po' alla vigilia che questa coppa è comunque sarebbe stata importante per entrambe le squadre. La Juve comunque veniva da un periodo particolare, da una sconfitta, il Napoli invece veniva dalla bellissima vittoria contro la Fiorentina, però ovviamente anche in casa azzurra un trofeo di questa portata contro la Juve poi sarebbe stata una cosa molto positiva, un segnale anche per il futuro. Assolutamente, vincere un trofeo è sempre qualcosa di importante anche per una squadra e soprattutto per una squadra che non ha questa tradizione di vittorie come il Napoli. Quindi mettere un trofeo in bacheca è sempre una grande soddisfazione, è per la squadra e per la società e chiaramente per i tifosi. Sarebbe stato importante vincerlo anche perché lo diciamo sempre: vincere aiuta a vincere e ci si deve abituare anche a questo. Perché poi il Napoli ha una buona squadra, non dimentichiamoci questo. Perché di base ci sono tanti talenti che possono fare la differenza se inseriti in un contesto di gioco che è chiaro ed evidente. Forse è quello che sta mancando al Napoli: la possibilità di avere e riconoscersi in un'identità di gioco.
gioco che Gattuso ancora non sta dando, ma perché probabilmente sono venuti a mancare degli elementi in questo periodo importanti come Mertens, Osimhen, Koulibaly pure ha saltato un po' di partite, insomma non c'è equilibrio anche in questo. Il Napoli è sfortunato quest'anno dal punto di vista degli infortuni e quindi probabilmente la possibilità di trovare un gioco, un'idea di gioco è stata impossibilitata dal fatto che ci siano stati anche degli infortuni. Ecco, proprio sugli obiettivi, settimana prossima già si rigiocherà in Coppa Italia, ovviamente c'è il campionato con la gara contro il Verona, c'è un po' più in là anche l'Europa League, tutte competizioni alla portata comunque del Napoli, ovviamente per quanto riguarda il campionato intendiamo sempre il raggiungimento di un piazzamento Champions. Sì, tutte alla portata del Napoli, però dobbiamo stare attenti perché domenica andiamo a Verona che è una gran bella squadra e poi ritroviamo in casa in Coppa Italia lo Spezia che ha dimostrato ampiamente di non essere una squadra di sprovveduti. Certo, a Napoli ha fatto una partita totalmente differente rispetto a quelle che ha mostrato nel corso del campionato, cambiando totalmente i connotati del proprio gioco. È una squadra che solitamente cerca di fare la partita, ricerca il gioco palla a terra, tra i giocatori. A Napoli invece è venuta a fare a mettere il camion davanti alla porta ed è andata bene perché il Napoli poi non ha trovato tanti gol che poteva trovare con le occasioni che ha creato. E quindi stiamo attenti perché sia il Verona che lo Spezia sono due squadre molto molto preparate che hanno entrambe due ottimi allenatori. È verissimo, ti faccio una domanda anche sul mercato, sembra che si sia finalmente risolta la querelle tra Milik e il Napoli, Milik promesso sposo ormai del Marsiglia, tranne imprevisti ovviamente di sorte dell'ultimo secondo, come vedi questa situazione? Ma per il ragazzo sicuramente l'opportunità di andare a mettere minuti nelle gambe in virtù soprattutto degli europei che ci saranno quest'anno, e per il Napoli è la possibilità di mettere dentro qualcosa di a livello economico, monetario, perché perdere un giocatore come Milik a zero sarebbe stato veramente negativo, cioè un ragazzo che a mio avviso al momento, lasciando stare il fatto che ora non sta giocando, ma è un ragazzo che a pieno regime, con un contratto in essere, secondo me può valere ancora 30-35 milioni. Chiaramente il Napoli ne prenderà molto meno, aspettiamo perché, come hai detto tu, non siamo mai certi di nulla fino a quando non si concretizzerà effettivamente il passaggio di Milik al Marsiglia, da una città di mare ad un'altra. C'è stato, pare, l'inserimento nelle scorse ore dell'Atletico Madrid che ha provato a convincere Milik di andare all'Atletico a zero a fine stagione, però pare che questo assalto sia stato respinto al mittente. Vedremo. Ecco, invece per quanto riguarda il mercato in casa Napoli, in uscita si lavora ancora su qualche operazione, in entrata magari qualcosa in prospettiva di giugno, ma sembra che per quanto riguarda i terzini ci sarà ancora da aspettare. Sì, perché Alessia, purtroppo il mercato del Napoli è vincolato al mercato delle cessioni del Napoli, il mercato in entrata è vincolato al mercato delle cessioni. E buon mercato il Napoli l'ha fatto tra gennaio dell'anno scorso e l'estate scorsa, quindi probabilmente per vedere qualcosa in entrata bisognerà aspettare la prossima sessione di mercato estiva, anche se sappiamo benissimo quanto il Napoli abbia bisogno di esterni difensivi, anche perché Isai è in scadenza di contratto, Malquit a quanto pare non rientra nel progetto di Gattuso. A sinistra abbiamo sì Mario Rui e un Gulam che purtroppo non è più il Gulam di un tempo, quindi sicuramente qualcosa andrà fatto, non so se sarà fatto a questa parentesi di mercato invernale, ma non credo, sicuramente sarà fatto qualcosa a giugno perché i sai in scadenza e gli altri insomma sembrano non garantire al Napoli quello che potranno garantire in futuro altri. Io terrei d'occhio, vabbè, tra la pista Emerson Palmieri, che tutti quanti ormai sappiamo piacere al Napoli, e a destra io osserverei bene questo giocatore del Torino, Singo, che può fare sia il terzino destro che l'esterno avanzato, insomma, in un 3-5-2. Tanta qualità, tanta fisicità, giovanissimo, appena 20 anni, quindi teniamolo d'occhio. Quindi Giunto li segna, mi raccomando, bravo, segna Giunto. Sul taccuino.
Grazie mille Giovanni, grazie, ti aspettiamo in studio appena possibile, rigorosamente con Gaetano e Nello, mi raccomando. Va benissimo, grazie a te e buonasera a tutti. Grazie ancora a Giovanni Gambardella per essere stato con noi. Francesco, prima di andare in pubblicità, ti giro l'ultimo interrogativo di Giovanni Sì. Gaudiano, qui presente, non il nostro ospite. Terresti Gattuso o pensi che abbia troppi limiti al momento per questo Napoli? Ma allora, diciamo che sono d'accordo con quanto detto da Giovanni sul fatto che il Napoli sia comunque una squadra tecnica. E una squadra tecnica ha bisogno di un allenatore con idee, tra virgolette, diciamo, in maniera un po' media, di idee comunque offensive in un certo qual senso. Io penso che il Napoli troppo spesso paghi l'atteggiamento, il baricentro molto basso. Poi io sinceramente di Gattuso alcune scelte non condivido, come la posizione in campo di Fabian Ruiz, che ripeto, secondo me è un ottimo giocatore. Non riesco a capire perché Napoli non riesca ad esprimersi, ecco, al meglio. Se Scusa conferma. Francesco, Sì. a proposito di Fabian Ruiz che non era della partita, Sì. perché, ma perché non possiamo giocare a 4? Perché dobbiamo consentire a tutte le squadre avversarie di avere un uomo in più a centrocampo? Tutte, Sì, è vero. tutte. È vero. Perché? Verissimo, anche perché. No, no, ma sono d'accordo e mi ricollego anche a quello che è stato detto prima. Il cambio di Bakayoko. Non a caso, appena è uscito Bakayoko, il centrocampo della Juventus ha avuto la meglio. Arthur ha fatto quello che voleva, ha Certo. imbeccato chiunque. E il Napoli non ha avuto più equilibrio. Io penso che su Gattuso vadano fatte delle riflessioni, anche perché appunto si è a un punto di non ritorno con il rinnovo. O è sì o è no. E penso che il Napoli debba valutare un attimo l'andamento di questa stagione, perché se non dovesse entrare in Champions, e io non sono sicuro che il Napoli in questo momento possa entrare in Champions, perché comunque c'è, è vero, la Roma viene da risultati un po' così, c'è la Juventus e comunque io penso che in Champions ci arriverà. C'è le due milanesi stanno provando una mini fuga. C'è l'Atalanta e c'è il ritorno della Lazio. E non è scontato che il Napoli vada in Champions, soprattutto se il Napoli offre continuamente, continua ad offrire continuamente delle prestazioni altalenanti e senza proprio, ma non dico continuità di risultato, dico proprio continuità di gioco. Non sai mai cosa aspettarti da questa squadra. E l'emblema di questa confusione è ieri quando al minuto 85 sulla fascia destra c'erano sia Politano e Lozano che entrambi non sapevano cosa fare, perché giustamente si calpestavano un po' i piedi perché giocano entrambi su quella fascia. E io penso che Gattuso abbia avuto in carriera tante esperienze difficili, soprattutto sulla panchina, su varie panchine, al Sion, al Palermo, eccetera, eccetera, anche al Milan. Non è arrivato in un momento facile. Ha una peculiarità che è quella di tirare all'inizio diciamo, il meglio fuori, o provare a reagire e a sovvertire delle situazioni molto particolari. Il problema è che, a distanza di tanto tempo, la domanda che io mi pongo è: a me sembra che questo Napoli abbia gli stessi identici difetti del pre-Gattuso, insomma, cioè non è che sia cambiato chissà che cosa, è stato bravo nel breve periodo a dare la scossa, diciamo, però i problemi sono sempre gli stessi. È un Napoli che non riesce a creare una mentalità che fa sì che anche il tifoso dica: vabbè, oggi comunque giochiamo col Genoa, con lo Spezia, sono sicuro Siamo che la tranquilli. portiamo a casa 2-3-0, anche 3-1, però la portiamo a casa. Invece, quando il Napoli entra in campo, ti dà sempre l'impressione di quella squadra che, a cui manca, come si dice, il centesimo per fare l'euro. Eh sì. E questa cosa è molto preoccupante, quindi io ci penserei bene e secondo me ci sono degli allenatori che comunque verrebbero facilmente al Napoli, considerando che secondo me la rosa è migliorabile, ma comunque parte da una buona base. È verissimo, intanto noi andiamo un attimo in pubblicità e ci ritroviamo sempre qui a Prima Serie A, tra poco. Ottimo cibo, un locale di design e calda accoglienza. Questo è Vega Food, il luogo ideale in cui fare colazione, pranzare, bere un aperitivo, trascorrere momenti di relax. Vega Food, bar, ristorazione, gelateria, cioccolato artigianale, prodotti locali d'eccellenza. Aperto dal martedì al sabato dalle ore 6 alle 23, la domenica pranzo fino alle 17 e lunedì fino alle ore 19:30. Vega Food effettua servizio da asporto e delivery. Basta prenotare chiamandolo 081 010 82 61. Vega Food del gruppo Marican è a Carinaro, in provincia di Caserta, nella zona Asi. Info chiocciolavega-food.it.
Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati dopo veramente un pizzico di pubblicità. Stavamo analizzando la sconfitta del Napoli in Supercoppa, ma ormai come al solito, come ogni venerdì, è già vigilia di partita. Infatti in questi minuti si sta giocando Benevento-Torino, Giovanni, ma abbiamo un altro turno di campionato bello intenso, perché sabato alle 18 c'è Milan-Atalanta, e qui mi giro verso di te. Poi in contemporanea Udinese in terra ancora alle 12.30 domenica Juve-Bologna, e poi Giovanni alle 15 di domenica ci sarà Verona-Napoli. Che è una partita difficile, veramente difficile, ma è difficile in ragione del fatto che il Napoli andrà a incontrare una partita che invece ha una squadra che ha un'identità precisa, che il suo allenatore è riuscito a dargli in pochi mesi, avendo cambiato 6-7 undicesimi, e questo è sintomatico, perché i migliori giocatori che aveva il Verona sono stati ceduti e lui ha ricostruito totalmente la difesa. Mi viene in mente che, almeno siccome lui gioca quasi sempre a 3, due terzi della difesa sono stati cambiati. Uno è da noi, che peraltro in campo non ci mette il piede, un oggetto misterioso, non ci mette il piede, e in quel caso si preferisce far giocare Maximovic, che è in scadenza di contratto, e il Napoli rischia di perderlo a zero, e quindi anche questo è un aspetto che non mi fa capire il tecnico attuale del Napoli che panni vesta, che qualità abbia. Per tornare alla partita di domenica, se dovessimo tornare al discorso che ho fatto prima dell'altalena tra positivo e negativo, ci potremmo adesso dire: beh, aspettiamoci che Napoli domenica faccia una partita di livello, perché ha giocato male in Supercoppa. Io non sono su questa posizione, perché vedo una squadra che credo che stia anche perdendo l'autostima, perché in certi momenti della partita di Supercoppa si è capito che non ci credevano più. Cioè, dopo il rigore sbagliato da Insigne si poteva comunque continuare a tentare la rimonta, cioè, era sotto di una rete. Mi è sembrato che sbagliato il rigore non ci credessero più. Costantemente che subisce il contraccolpo psicologico. Che weekend di Serie A sarà, Francesco? Sicuramente un weekend interessante, perché tra l'altro viene subito riproposta Roma-Spezia, che si sono incontrate due volte solo in Coppa Italia, la Roma ha perso entrambe le volte. Roma-Spezia è una partita importante, perché poi Fonseca rischia abbastanza, e lo Spezia in questo momento è una squadra, appunto, anche come perché diceva, ha problemi a contare i cambi, sembra, ultimamente. Sì, diciamo che lì io non riesco a capire come una dirigenza di Serie A possa fare due errori nella stessa stagione. Siamo appena a metà stagione, è un qualcosa di assurdo, ma per fortuna, diciamo, dello Spezia comunque hanno strameritato sul campo. Prossimo avversario in Coppa Italia del Napoli, non è semplice. Settimana prossima, quindi subito ci rilanciamo anche in quest'altra competizione. Non è semplice, perché Italiano ha un grande merito, cioè lo aveva già in Serie B, che ha fatto una cavalcata straordinaria con lo Spezia, non ha una grande rosa qualitativamente, secondo me, a livello del Crotone, però ha un'identità precisa e soprattutto riesce a far ruotare la rosa meravigliosamente, perché allo Spezia giocano tutti praticamente, giocano veramente tutti, ed è una squadra rognosa, perché è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che sa ripartire, ed è una squadra che non viene a fare lo 0-0, quindi diciamo una brutta gatta da pelare un po' per chiunque, così come lo è il Verona, perché il Verona di Juric è una squadra tatticamente preparatissima. E anzi, io sono d'accordissimo con quello che diceva Giovanni, non mi aspetto un grande Napoli, anche perché bisogna vedere psicologicamente come escono dalla partita contro la Juventus, e non è semplice, veramente non è semplice. Poi c'è il big match a San Siro tra Milan e Atalanta,
che diciamo sulla carta promette spettacolo, anche perché il Milan ieri mattina ha recuperato Hernandez, ha recuperato Rebic, torna Leao dalla squalifica, c'è Mandzukic che pare che già sia convocabile fisicamente, quindi sarà una bella partita, anche perché l'Atalanta le ultime due ha un po' faticato, ha fatto due pareggi con Genoa e Udinese, non sono due grandissimi risultati, però chiaramente è una squadra molto temibile. Io penso che sarà una bella partita, anche perché il Milan non vince da 2014 in casa con l'Atalanta, quindi sarà veramente tosta. E poi sono curioso invece di vedere anche la reazione della Juventus, se ha trovato quella fiducia che gli manca un po'. Mentre per quanto riguarda l'Inter è impegnata Udine, l'Udinese non è una situazione di classifica facile né di ambiente, perché comunque anche con l'Atalanta alla fine ha fatto un tiro in porta e ha pareggiato 1-1, però è una squadra che crea poco l'Udinese, non è una squadra che crea tantissimo e quindi probabilmente farà una partita iperdifensiva con l'Inter, che chiaramente ha dei grandissimi giocatori, e poi viene da una buonissima prestazione con la Juventus, dove veramente non ha sbagliato nulla, anche se comunque di fronte ha trovato una Juventus arrendevolissima. E penso che sarà importante, perché se il Milan dovesse riuscire a superare anche l'ostacolo Atalanta, che poi è la 19ª, quindi è l'ultima del girone d'andata, può approcciare al ritorno. Tra l'altro il Milan inizia con Bologna, Spezia e Crotone, quindi diciamo il calendario aiuta prima del derby, probabilmente un derby spartiacque, sarà un derby importante quello della quarta giornata. Eh sì, come sarai anche in Coppa Italia, c'è anche martedì in Coppa Italia il derby. Un bel po' di intrecci, intanto la regia mi fa segno che è pronta. Giovanni, do a te l'onore di introdurci il nostro secondo ospite. Il mio amico Andrea Renzi, un attore, uno sportivo, lui è tifoso dell'Inter, quindi Francesco è tifoso del Milan, insomma, è tifoso dell'Inter, ma è anche dovuto al fatto che lui è nato a Roma, la mamma è lombarda, ci sta. E quindi lo sentiamo, è un amico, adesso con lui parleremo di una serie di argomenti. Buonasera Andrea Renzi. Buonasera Andrea, come si va? Buonasera Giovanni, tutto bene. Tutto bene. Senti, la prima domanda, che è un po' d'obbligo, cosa ne pensi di questo campionato di calcio giunto al giro di boa? Nonostante i contagi, quarantene, rinvii, polemiche, tribunali. Beh, tu sai, io sono un tifoso interista, insomma. Sì, l'avevi detto tra dopo poco. La decisione della Champions, tutta la mia attenzione è rivolta al campionato, insomma. Noi dobbiamo crederci, insomma. Siamo l'Inter, come ha detto il nostro ex presidente, sempre rimpianto, Moratti, insomma, noi solo per scaramanzia non dobbiamo dire questa parola, ma dovete crederci. Sì, certo, dobbiamo crederci assolutamente. Poi, insomma, la squadra è piena di giocatori molto forti. Senti, ma l'ambiente del calcio italiano in questo momento, viste queste cose che dicevamo prima, ti sembra un ambiente che ha capito quello che sta succedendo, oppure in certi momenti sbandiera un po'? Ma mi sembra che, insomma, tutta la comunicazione sia orientata troppo spesso su cose extracalcistiche, insomma. Io parlo così più volentieri delle partite, dei giocatori, dei campioni, insomma, l'aspetto extracalcistico, finanziario, del mercato, quello giudiziario, prevale. Questa è la cosa che noto di più, insomma, nella comunicazione, togliendo un po' poi quello che è l'aspetto appassionante del vizio calcistico, insomma, certo. che è quello del gioco, insomma. Senti, stati vuoti, teatri e cinema chiusi, hanno riaperto da poco, ma solo dal lunedì a venerdì i musei, perché nel fine settimana sono chiusi anche i siti archeologici. Riuscirà la cultura e lo spettacolo a sopravvivere al virus e a riprendere un po' il cammino che tutti ci auguriamo? Deve, assolutamente deve, insomma. Per fortuna, ecco, c'è anche qualche buona notizia, come quella che riguarda l'isola di Procida,
sì. Che nel 22 sarà la capitale della cultura, insomma, questa è un'ottima notizia per tutta la Campania, per noi, per Procida, insomma, ed è anche uno sguardo sul futuro che però richiede, evidentemente, insomma, richiede ancora un po' di tempo. La sofferenza dei teatri è forte, insomma, io non ti nascondo che ho avuto momenti di avvelimento forte, insomma, dopo l'ultima sospensione. Quest'estate avevamo proprio realizzato un lavoro di argomento calcistico, insomma, la storia di un piccolo spogliatoio di una squadra giovanile, e avevamo anche potuto, con i test fatti al Napoli Teatro Festival, al Festival di Benevento e una settimana di repliche a Milano, vedere che l'argomento sport appunto può essere raccontato, trattato, dà vita a dei personaggi bellissimi, ma che sono rimasti, ahimè, sospesi, insomma, in un limbo. E quindi, insomma, speriamo di uscire da questa bolla sospensiva. Quando sarà opportuno, ci siamo armati di pazienza, insomma, però ecco, quello che è mancato, secondo, soprattutto rispetto al teatro, insomma, è che è stato chiuso con una velocità e con parole, insomma, cioè, insomma, in essenziale non ce lo meritavamo, ecco. Io credo che sono d'accordo. Ecco, dal punto di vista della comunicazione, se questa cosa andava trasmessa meglio, insomma, sì. Perché poi ci sforziamo di dare vita a personaggi che raccontano il nostro presente, con cui il pubblico si identifica, certo. Che regalano emozioni, intrattenimento, buon umore, riflessioni più profonde, insomma, a secondo dell'opera che si sta realizzando. E quell'inessenziale, insomma, ha pesato. Certo, voglio dire, anche noi dobbiamo sicuramente fare uno sforzo per cercare di essere più incisivi, insomma, rispetto proprio al pubblico e alla società. Insomma, forse questo momento può aiutarci in questo senso. Addentriamoci di nuovo nel mondo del calcio. Noi da napoletani ci auguriamo di vincere lo scudetto, ma se non lo possiamo vincere noi, ci farebbe piacere che lo vincesse una squadra diversa da quella bianconera. Ma tu, che sei tifoso dell'Inter, temi che ci possa essere il Milan che quest'anno può rompere le uova nel paniere? Insomma, è un avversario da rispettare. Forse sono riusciti, attraverso Pioli, un allenatore che io conosco, insomma, perché è stato anche per un periodo, insomma, nostro allenatore, con una prima risposta, con un bel periodo, insomma, di gioco. E lì è interessante perché si vede che ha creato lo spirito giusto, si sono raccolti attorno ad un nucleo proprio di entusiasmo, insomma, si sentono liberi dalla pressione, e hanno avuto anche quella dose di fortuna, insomma, hanno riacciuffato diverse partite all'ultimo momento con delle prodezze, e come no, bisogna stare attenti. Ma poi ti dico che, ecco, insomma, in questo momento l'Inter ci ha regalato, con la prestazione contro la Juve, insomma, finalmente una grande gioia, perché è stata una partita perfetta, sì, con 3-4 giocatori che hanno giocato alla grande. Però la Juve è sempre la Juve, insomma. Ho temuto, sì, quando non c'era proprio più il tempo di fare del pareggio, ma finché non c'è stato il fischio finale, insomma, è una squadra dalle forti potenzialità, e quindi bisogna stare attenti, non la darei per niente morta. Non è mai morta. Senti, ma di Antonio, la vecchia signora, no, assolutamente, di Antonio Conte che pensi? Ma è un
diciamo, ha bisogno di giocatori che siano assolutamente affini alla sua mentalità. E questo lo si vede con Eriksen. Io è un giocatore che amo molto, un giocatore che insomma, le poche volte che ce l'ha fatto vedere in campo si fa notare per la sua classe, insomma, c'ha qualcosa in più. A me piacerebbe un suo utilizzo maggiore, ma si vede che ha una caratteristica psicologica che non combacia completamente, secondo me, con Conte, che vuole molta grinta, molta determinazione, insomma. Forse ha un carattere, insomma, nordico, più distaccato, e gli ha fatto preferire in alcuni momenti a giocatori che non sembravano, almeno in quel momento, in forma quanto Eriksen, però insomma, voglio dire, anche con la nazionale ci ha fatto vedere, di oltre che con la Juve, col Chelsea, ci ha fatto vedere di che cosa è capace. Certo, ci siamo affidati, tra Conte e Marotta, insomma, ad un duo bianconero per risalire, insomma, però sperimentato. Però sperimentato, diciamo, hanno già vinto, quindi insieme hanno vinto. Sì, 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 no, ma indubbiamente, insomma, secondo me con Conte si inizia a vedere, sta creando anche una grande coesione. Io poi paragono spesso il teatro al calcio per questo lavoro che si fa insieme, l'idea di squadra, di gruppo, indubbiamente sta dando un'anima lottatrice, insomma, all'Inter che mancava da tempo. Senti, ti propongo uno scambio ideale: Ibrahimovic all'Inter e Lukaku al Milan. Ci stai? No. Non accetterei mai. No. Beh, Lukaku, insomma, è giovane, Lukaku è giovane, sì, mi pare che abbia 25-26 anni, insomma, Ibra lo abbiamo avuto. Basta così. No, è proprio per quest'idea di gruppo, è un giocatore straordinario, oltre in primo luogo per le sue capacità, insomma, che ha dimostrato, insomma, anche contro tutti, perché all'inizio sembrava che avessimo preso un bidone. Non è così, però anche no, assolutamente, insomma, sta dimostrando un attaccamento al gruppo, alla squadra, anche in campo, insomma, si fa sentire con questi stadi vuoti, sentiamo tutti i commenti, insomma, parla molto con la squadra, insomma, è un capitano, insomma, un allenatore in campo. Senti, ti faccio una sola domanda sul Napoli, ma te la devo fare perché siamo a Napoli, quindi, ma anche perché poi tu, essendo di madre lombarda, insomma, hai seguito anche le cose del Milan. Ma Gattuso, secondo te, è adeguato alla guida della squadra partenopea, come dice il presidente De Laurentiis? Beh, io credo che, insomma, ha preso il Napoli in un momento delicatissimo e ha saputo creare anche lui ha saputo creare di nuovo uno spirito di gruppo, e secondo me ha mantenuto questa capacità, questa velocità di ripartenza del Napoli che fa sempre paura, ma ha dato una grinta e una solidità propria della sua esperienza, insomma, no? del Gattuso giocatore. No, a me sembra, insomma, che si sia, come dire, non mi lamenterei troppo. È un allenatore che ha saputo in poco tempo, subentrando, insomma, sai, poi l'anno scorso ha fatto un gran lavoro. Sai, poi nel calcio si chiede sempre tanto. Senti, chiudiamo questo piacevole intervento, questa piacevole intervista, parlando di teatro, il tuo lavoro. E vorrei chiudere dicendo che sei passato dalla interpretazione del medico in Natale in casa Cupiello a questo film di Corrado Carpentieri, che si preannuncia un film importante.
sto parlando ovviamente di Santa Lucia. Parlaci un po' di questo film che speriamo di vedere, adesso non sappiamo ancora che succederà, però speriamo di vederlo in qualche maniera, al cinema, in televisione, spero più al cinema perché vorrà dire che ci siamo liberati da questa situazione. Certo, sì sì, speriamo tutti di poter vedere questo Santa Lucia in sala, sul grande schermo e insieme, insomma, certo. di poterlo vedere col pubblico. Nel suo luogo naturale. È un'opera prima di Marco Chiappetta, è una sceneggiatura che ci ha convinto da subito, molto particolare, la storia di due fratelli, uno quello interpretato da Renato Carpentieri, dal maestro Carpentieri, vissuto lontano da Napoli a Buenos Aires ed è uno scrittore di successo, importante, e insegna letteratura italiana all'università e dopo 40 anni di assenza torna a Napoli, nella sua città, per la perdita dell'anziana madre. E a Napoli rincontra suo fratello, che è il personaggio che interpreto io, che invece non si è mai mosso quasi dal suo quartiere, Santa Lucia, del titolo, che è appunto il quartiere dove c'è la loro casa di famiglia, ma è anche, diciamo, la santa protettrice della vista, e appunto io sono un po' i suoi occhi, sono un po' la sua guida, e hanno due caratteri molto contrastati, insomma, uno grave, pensoso, quello che interpreta Renato, e uno leggero, gioviale, apparentemente superficiale, ma che continuamente lo stuzzica in questo viaggio della memoria, soprattutto per capire cosa c'è dietro questa assenza durata 40 anni, insomma, qual è il mistero che ha tenuto lontano il personaggio di Roberto da quello di Lorenzo, che è quello che interpreto io, insomma, ed è stata un'avventura molto, molto bella, insomma, soprattutto con Marco e con Renato, con tutta la troupe piena di giovanissimi e bravissimi napoletani in tutti i settori, trucco, costumi, nei reparti tecnici, insomma, e in questo momento sul set, questo mi fa piacere dirlo, si sente molto, c'è molta responsabilità nell'applicare le misure anti-Covid, proprio perché sappiamo che ognuno di noi protegge il lavoro di tutti, insomma, e il lavoro nel nostro settore è così scarso in questo momento. Va protetto e apprezzato, insomma. Senti, io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro le migliori cose, speriamo di incontrarci da vicino, di vederci magari negli studi in un prossimo futuro, più presto possibile, e ti auguro buonissime cose, di tornare a teatro in modo che poi ci si può incontrare. Ciao, grazie, buonasera. Bene, grazie. Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie. Bene, noi ringraziamo Andrea Renzi per la disponibilità, come al solito siamo strettissimi con i tempi, volevo parlare anche brevemente, giusto una pillolina di calciomercato, perché Giovanni, notizia della settimana, finalmente Milik si sta accasando. Sì, se riusciranno a risolvere il problema che il presidente vuole delle spettanze vecchie, le multe. Però dire basta, presidente. Lasciamolo andare via, perlomeno, insomma, chiudiamo una trattativa. Sai che va bene così. No, ma poi c'è una cosa importante, queste trattative che riguardano il Napoli sono... Cioè, io mi domando, il Milan l'altro anno aveva dei problemi economici importanti, aveva un disavanzo che c'è anche quest'anno, hanno preso tre giocatori. Noi stiamo a fare una caciara per mandare via un giocatore che abbiamo messo fuori rosa, che qualcuno poi dopo ha anche rimpianto, ha detto adesso le non vedovelle, ce l'abbiamo, le vedovelle famose. Però, insomma, voglio dire, chiudiamola sta storia, che vada via, che vada a giocare dove vuole, per fare gli europei, lui crede di poter recuperare una maglia per gli europei, è probabile che non accada neanche questo, anche perché lui sarebbe sempre il secondo di Lewandowski, quindi, ma comunque ognuno poi fa la vita che vuol fare, ma presidente De Laurentiis, chiudiamo un po' di trattative, non teniamo appeso le persone che poi dopo non rendono, non fanno gli interessi economici della società
e alla fine forse distruggono anche un po' l'ambiente spogliatoio, l'ambiente Napoli attorno alla squadra. Francesco, anche il Benevento cerca un attaccante, si parla di inglese Pavoletti. Sì, sì, il Benevento sta cercando una punta anche perché la Padula non ha fatto bene sin qui e chiaramente Vigorito vuole regalare assieme al suo DS Foggia un attaccante comunque importante a Filippo Inzaghi che sta svolgendo un buon lavoro e Pavoletti secondo me sarebbe un acquisto che può starci per questo Benevento, anche perché dobbiamo capire che il Benevento ha creato, non dico l'ambiente perfetto, ma si sta avvicinando, è un ambiente dove determinati giocatori possono esprimersi al meglio, dove non hanno grandi pressioni, quindi il lavoro fatto sin qui dai Sanniti è davvero importante. Pavoletti, ripeto, è in uscita dal Cagliari, che vorrebbe addirittura Zazza dal Torino, però si parlava anche di un possibile scambio tra Zazza e Pavoletti, tra appunto Cagliari e Torino. Inglese, si è provato a prendere anche l'Hammers, ma chiaramente l'Atalanta lo lascia andare in prestito solo per 6 mesi, e quindi diciamo mi aspetto qualche nome a sorpresa anche last minute, cioè Eder potrebbe essere anche una soluzione, anche se pure lui a fine carriera bisogna vedere, non è proprio una prima punta Eder, quindi bisogna un attimo capire anche Inzaghi cosa voglia a livello tattico, perché comunque adesso ha recuperato Iago Falche che è un giocatore importante, che può essere un giocatore importante per questo Benevento, e quindi io penso che Pavoletti possa essere la soluzione giusta almeno per loro. Inglese è in uscita dal Parma, però bisogna vedere, secondo me ci sarà un giro di attaccanti, almeno diciamo squadre medio-basse, importante negli ultimi giorni di mercato, perché tantissimi stanno cercando questa famigerata prima punta, anche il Bologna sta cercando una prima punta e anche il Genoa ne vorrebbe un'altra, quindi bisogna un attimo vedere come si mette questo giro di attaccanti, penso che ci voglia l'incastro giusto, ma uno almeno lo faranno. Ecco, il Napoli però ha un passo da Messi, lo possiamo dire. Diciamo che Giovanni prima ha toccato un tasto dolente e fondamentale, cioè le trattative del Napoli sono infinite. Quando il Napoli comincia a interessarsi sono a un giocatore... Sono inesistenti, sì, diciamo, non sì. Ci sono vie di mezzo. Quando il Napoli comincia... Comunque io sul Benevento, potendo, direi al presidente Vigorito di non toccare nulla. Ah, sì, anche. Perché l'ambiente in questo momento è sano... Io non toccherei nulla, non prenderei nessuno, il Benevento con questo organico si salva. Sì. Poi sì, l'estate prossima, quest'estate di quest'anno, potranno fare una valutazione per vedere di rinforzarlo adeguatamente per fare un campionato ancora migliore. Ma io non toccherei nulla. No, sono d'accordo con Giovanni, anzi, soprattutto ho fatto il nome di Eder, ma Eder, a parte che è un giocatore che prende un ingaggio importante, quindi significa porre nello spogliatoio uno con un ingaggio molto più alto di tanti altri, e questo potrebbe creare dei problemi, quindi non lo so, forse sicuramente sarà dovuto appunto, come dicevo prima, al rendimento di La Padula, che chiaramente non è anche lo stesso Mancini, che probabilmente non è un giocatore da Serie A. Forse Inzaghi per questo si è rivolto diciamo a Foggia e ha chiesto questa prima punta, anche perché ci sono molte soluzioni a poco prezzo e potrebbe essere questo diciamo il vantaggio per le streghe. Ma sai Francesco, io faccio una battuta proprio finale, no? Se andiamo a parlare con Conte, che c'ha quel popolo di giocatori, ne vorrebbe altri 10. Certo. Cioè gli allenatori, è come quando tu cucini un piatto e ci metti le cose dentro. L'allenatore più cose gli dai, lui pure vuole. Ma molto spesso questo tipo di interventi finiscono per distruggere quello che hai costruito fino a quel momento. Bello. Allora, il meccanismo del Benevento credo che abbia dato dimostrazione nel girone di andata di funzionare. L'obiettivo è la salvezza, oltre quello non potranno andare. Con gli uomini che hanno, col gioco che Inzaghi ha dato e con lo spogliatoio che si è creato, la possono raggiungere. Quindi perché andare a toccare... magari puoi scombinare qualche situazione. È verissimo, noi siamo in chiusura, anche se è sempre un piacere parlare con voi di calcio. Grazie mille Giovanni Calviano. Ciao, buonasera e auguri a tutti, sperando che domenica le cose vadano meglio. Speriamo davvero. Francesco Ricciardi, grazie mille. Ciao Alessia, ciao Giovanni e soprattutto un saluto ai nostri telespettatori. Ricordiamo anche Zanzara sì. D'Inchiostro. Come sempre il lunedì su Teleprima, canale 91 ovviamente, ore 21:30. Poi questa settimana tanti appuntamenti, anche sì, Sport 91 Live, tanti. Quindi proprio settimane ricche. Possiamo divertirci con un altro calciomercato, poi quando finirà non so cosa accadrà. È vero, poi ci inventeremo qualche altro contenuto esclusivo come sempre.
sempre. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito anche in questo venerdì. Vi ricordiamo le repliche nella giornata di domani e per tutta la settimana. Potete recuperare la puntata anche sul nostro canale YouTube, sui nostri social. Seguiteci, fateci tante domande e ci vediamo la settimana prossima con Prima Serie A. Buona serata.